Presidente, buongiorno. Capitano Giorgio De Carlo, insomma, il capo della scuola navale. Comandi. Tutto bene, tutto molto bene. Comandi, signore, è un onore averla a bordo. Bene, signor Presidente, intanto benvenuto a bordo di nave Cavour e grazie veramente di cuore a nome di tutta la squadra navale per la sua presenza, per noi grazie. Questo è importantissimo per gli equipaggi, come sa la vita del marinaio è una vita difficile, quindi sentire, avvertiamo sempre la sua vicinanza, ma la sua presenza a bordo era veramente un valore molto importante per la nave e per tutti gli equipaggi che sono mai. Oggi, signor Presidente, è un onore consegnarle il berretto del Cavour, la ringrazio molto, che è uno tra i segni più distintivi della nave perché fa parte proprio del nostro equipaggiamento di bordo e il, questo è un altro nostro capo di equipaggiamento. La ringrazio molto. Ecco, da questa parte invece inizia la zona per il trattamento più speciale. Ecco, Presidente, mi soffermerei un attimo. Abbiamo montato un video, abbiamo montato un video per far vedere anche l'azione dell'ospedale. Questo è un team di chirurghi di Operation Smile che hanno operato per diversi mesi su questa nave e abbiamo dato assistenza ai pazienti e alle famiglie. È il processo di miglioramento continuo. Presidente, questo per noi è il momento più emozionante di questa mattina. Signor Presidente, benvenuto a bordo. Grazie davvero di questa attenzione che ci dimostra oggi, ma che sentiamo sempre molto forte da parte sua verso le Forze Armate, ma verso tutto il popolo italiano. La sua presenza a bordo ci inorgoglisce, inorgoglisce gli equipaggi, state sul riposo. Noi siamo marinai, quindi siamo uomini di poche parole, per cui non voglio perdere tempo in parole. Vorrei lasciare adesso il microfono al comandante della nave che con un membro dell'equipaggio le lascerà un ricordo di questa giornata, un ricordo tipico della Porta Aerei. Quindi solo sulla Porta Aerei si può avere questo. Presidente, abbiamo l'onore di consegnarle insieme ai due marinai più giovani di nave Cavour. Hanno 19 anni, sono a bordo da poco meno di un anno e sono il nostro orgoglio. Presidente, questo è il cosiddetto cranial. Il cranial è una dotazione degli specialisti del ponte di volo e serve a proteggerli da tutto quello, anche dal rumore. E abbiamo raffigurato il distintivo ottico della nave con l'isola, cioè la sovrastruttura che sta sul ponte, l'assetto più strategico, l'aereo più strategico che abbiamo, è la vera arma della quinta degenerazione, e il distintivo di nave Cavour. È un piacere incontrarvi, ringraziare il Ministro della Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e il Comandante per l'accoglienza qui a bordo e tutti voi, per ringraziarvi innanzitutto per quanto fate, per farvi, non gli auguri, ma dirvi buon vento. Ecco, mi ha spiegato poc'anzi il Comandante, buon vento di prora. Quello che poc'anzi diceva il comandante è molto importante. Quando ho detto da solo non potrei far nulla, perché è la squadra, il team nel suo complesso che consente ad una realtà così importante come nave Cavour di realizzare tutti i suoi compiti. Questo è un criterio di carattere generale, vale anche per tutto il nostro paese e mi auguro che sia sempre così e sempre più così. È in questo equilibrio, in questa articolazione del nostro Paese, le Forze Armate sono un elemento di primaria importanza. Sempre più circondate dall'affetto e dalla riconoscenza dei nostri concittadini, e in questo ambito il ruolo della Marina Militare è particolarmente rilevante, come quello delle altre Forze Armate. Quello che in questo momento avviene nei mari intorno a noi vede la Marina Militare particolarmente impegnata, attenta. Questo rafforza la fiducia dei nostri concittadini, la mia personale, consente di guardare con tranquillità anche alle tensioni che si realizzano e che sono presenti in questo momento nel mondo. Tutto questo passa attraverso la strategia, attraverso le capacità dei comandi di valutare e di operare e passa anche attraverso la operatività, la professionalità, la dedizione degli equipaggi.
che sono che elemento decisivo, senza il quale nulla potrebbe essere fatto. Credo che per voi essere imbarcati su nave Cavour, pur essendo consapevole come sono dei sacrifici che questo comporta, come in ogni imbarco, distanza dai propri familiari, lunghi periodi fuori, però essere su nave, in qualunque nave della Marina, ma su nave Cavour particolarmente, la nostra ammiraglia sia una, costituisca una motivazione particolarmente forte. Io vi sono grato per quanto fate e lo sono sinceramente, quanto fate è importante per il Paese e io come Presidente della Repubblica ve ne sono riconoscente, vi esprimo la riconoscenza della Repubblica e vi auguro appunto buon vento in abbondanza. Centrale operativa organizzata in aree funzionali. La base è che qui dentro vengono raccolte, condensate e valorizzate tutte le informazioni che arrivano dai radar, dai canali di comunicazione che abbiamo con l'esterno. Può vedere ad esempio su quello schermo il flusso di comunicazioni con tutte le navi in mare e tutti i comandi integrati nel dispositivo marino. Vitti! A te, signori Presidente della Repubblica. Signor Presidente, mi posso accomodare di seduto? Questo è l'equivalente della sala operativa della nave per il mio staff in questo momento. E possiamo farlo perché grazie all'appartenenza alla NATO noi disponiamo della posizione di tutte le unità che si trovano nel mondo. Signor Presidente, abbiamo 16 diverse stazioni collegate, si tratta prevalentemente di navi, ma non solo. La nave Alliance, che è una nave con capacità idrografiche. È un piacere poter salutare tutti. Vorrei salutare singolarmente ogni comandante, ogni equipaggio delle diverse navi. Faccio un saluto collettivo per tutti quanti, ringraziando per il compito che svolgete, che è importante per la sicurezza del nostro paese, è importante per la sicurezza anche dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, perché la nostra è una collaborazione, un'opera di rastrellamento, di sicurezza per generale. Vi ringrazio molto per come svolgete. Vi prego, comandanti, di trasmettere il mio saluto agli equipaggi, a tutte le donne e gli uomini imbarcati, di cui conosco la dedizione e anche i sacrifici compiuti per essere imbarcati anche a lungo e lontano dall'Italia. Grazie per quanto fate nei vari profili, nei vari ambiti di impegno, sono tutti assolutamente importanti e prioritari. Grazie e buon vento a tutti. Dalla nave, quindi operano in una zona, reali pezzi di rispetto e tutto quello che serve a dare. Paroli al Presidente della Repubblica!
prova delle recenti primi vestiti, il mio cuore con le recenti. Per l'Italia! Evoluzione analoga a quella della fregata. Come vede anche il livello di sbandamento è un po' diverso, perché il miglio ha una immersione superiore e la fregata è meno profonda. Per riuscire ad accostare allo stesso tempo, con due navi diverse, è una cosa che richiede molto molto addestramento. È la parte più romantica della nave. Il timoniere governa la nave. Noi abbiamo una tradizione sulle navi da guerra, questa è la stazione di governo, quindi i timoni, e poi funzionalmente in questa parte, Presidente, governiamo la cartografia, quindi la sicurezza della navigazione. Ecco, Presidente, se mette il timone, facciamo una dimostrazione, vale. Mette il timone questa parte. Adesso il timone è inclinato di 10 gradi a destra e lei adesso vedrà che la bussola lentamente si muove, come già sta cambiando. Nel caso in cui c'è un malfunzionamento sul governo inseguimento, si smista sul governo a tempo, ovvero si agisce indipendentemente su ogni pala del timone tramite questi tiller. Perché questa nave ha due timoni, due eliche e due timoni. A poppa. Scherzi. Giustamente, Presidente.